Mister, allora, complimenti per questa vittoria. Si può dire che la rabbia è stata determinante dopo la sconfitta della scorsa settimana per la sua squadra, per questa vittoria? Ma la rabbia, dovevamo per forza di cose avere una reazione dopo una partita brutta che abbiamo fatto. E siamo incappati in una giornata storta, oggi ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo comunque avere una reazione di carattere. Poi credo che abbiamo fatto anche una buona prestazione, abbiamo saputo soffrire durante la partita contro una squadra indubbiamente forte che in alcune circostanze ci ha messo in difficoltà, però credo che abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo per qualità di gioco e nel secondo tempo per quantità. Il Perugia si lamentava un po' per i due gol, soprattutto il primo, un rigore che pareva non esserci. Non lo so, non l'ho visto, non posso commentarlo. Senta, però ci dica l'abbraccio particolare a Caprari dopo il gol, questo ragazzo che sentivo poco fa, diceva dei colleghi, che proprio merita perché vale la pena. Lui è un talento, non sono il primo che lo dico, non lo scopro io. Ha qualità importanti, è un giocatore che secondo me in Serie B non c'entra niente, però sappiamo benissimo che il talento non basta e ci vogliono altre componenti per far sì che un giocatore sia di alto livello. Lui le deve costruire, ancora 22 anni, è giovanissimo e oggi gli ho detto di entrare a fare gol, quindi probabilmente è venuto a abbracciare per quello. Chi ha visto del Perugia in forma in questa partita? Ma diciamo che Ardemagni, come al solito, ci ha messo parecchio in difficoltà, è un giocatore di carattere, un giocatore capace di creare delle difficoltà e poi io stimo tantissimo Del Prete, che credo che sia uno dei migliori terzini della B. Grazie.